tratto da un articolo di giornale. Sempre più frequenti le morti per quella che è stata definita la killer spam, la pubblicità assassina. Il modo in cui uccide varia di vittima in vittima. Una volta l'affoga in una vasca piena d'acqua, un'altra la sevizia e abbandona in una pozza di sangue, un'altra ancora la tortura con veleni allucinogeni. Il dettaglio che ha permesso alla polizia di far convergere gli omicidi ad un solo colpevole è il fatto che i cadaveri, per lo più adolescenti, vengano trovati in una stanza accanto a qualche dispositivo elettronico connesso ad internet. Diversi corpi sono stati ritrovati in prossimità appunto di una porta, altri invece nel punto più lontano da questa, come se avessero tentato disperatamente di fuggire. Le indagini sono state ferme per lungo tempo prima di trovare un indizio. Il recupero di un video dell'omicidio nel telefono cellulare di una sedicenne, a cui il killer ha strappato uno a uno gli arti, gli occhi e la lingua. La ragazza si stava filmando su un sito internet di videomessaggi quando un avviso ha fatto apparire la famigerata frase assassina. Si è sentito graffiare alla porta della stanza e l'adolescente è corsa a controllare che questa fosse chiusa a chiave, presa dal panico. È rimasta poi immobile a fissare il pavimento, sbigottita, mentre una mano bianca ha scavato un buco nel legno, da cui è entrata una figura alta e snella, dalla pelle cadaverica, i capelli lunghi, biondi e spettinati, e due grandi occhi azzurri con sfumature rosse. Dopodiché, il cellulare che stava filmando è caduto a terra, e per il resto della tortura si sono potute udire soltanto le grida della vittima. Molti complottisti già immaginano che l'aggressore, ormai identificato in una donna, sia un fantasma o un essere soprannaturale, ma il commissario della polizia smentisce. Il video che abbiamo a disposizione è molto confusionario, quindi è assai probabile che ci troviamo di fronte ad una persona dalla mentalità disturbata che uccide mascherata. Spiriti o non spiriti, di sicuro navigare su internet sarà molto meno tranquillo d'ora in poi. E ora... apri la porta. Era bello, o perlomeno a lei piaceva. La prima volta che lo vide fu ad un mercatino dell'antiquariato. Era appoggiato, come dimenticato, ad una gamba di un tavolino sul quale erano poste altre innumerevoli cianfrusaglie. La sua cornice era bellissima e legno nero graffiata dal tempo, dagli anni che aveva alle spalle. Il dipinto raffigurava una donna incinta con una vestaglia, che si cingeva il ventre con le mani, ma non la riguardava in particolar modo. Il prezzo era modesto e decise di acquistarlo. Lo portò a casa e lo appese alla parete del salotto. Passava molto tempo in quella stanza e le piaceva osservare quel quadro anche per delle ore intere. Il suo orologio biologico le disse che era ora. Ora di procreare. Desiderava quella gravidanza. Lo disse a suo marito che ne fu felice. Rimase incinta esattamente 2 mesi dopo. Le piaceva sempre ammirare il quadro che aveva portato tutta quella gioia nella sua famiglia. Davanti allo specchio, tutte le sere, metteva le sue mani in modo tale da poter ricreare la posizione della donna del quadro che tanto le piaceva. Era un maschio. Decisero di chiamarlo Philip. Il salotto divenne la stanzetta del bambino e le pareti vennero imbiancate di un azzurrino tenue. Lei decise di lasciare il quadro della donna incinta, che sembrava essere smagrita di colpo, nella stanza. Una notte, come tutte le sere da 3 mesi a quella parte, mise a dormire la sua creatura e si coricò nella sua stanza. Aprì di botto gli occhi. Guardò l'orologio. Le 3:27. Sentì dei rumori al di fuori della sua stanza. Preoccupatissima, si alzò e si recò nel vecchio soggiorno. Lo scenario fu orribile. Vide la donna del quadro china sul pavimento in un lago di sangue. Stava sbranando il suo amato figlio. Una breve lotta per cercare di riappropriarsi di ciò che rimaneva del corpicino esanime. Svenne. Si svegliò l'indomani. Anzi, la svegliò un agente di polizia. «Signora, ci segue in caserma!» Non riusciva a parlare. Suo marito la guardava dal corridoio schifato. Collegò tutto.
diede uno sguardo al pavimento sporco di sangue. Ne diede uno al quadro. La donna era lì. La sua pancia era di nuovo piena e il suo volto nascondeva un ghigno. «Non si preoccupi, sono molte le donne che hanno dei traumi postparto», disse la gente. «Non dormo da 5 giorni. Credo che fra poco mi verrà un infarto. Ho fatto l'errore di svegliarmi nel cuore della notte e dare retta a certi rumori, e adesso mi ritrovo in questa terribile condizione. D'altronde, cos'altro potevo fare? Faceva caldo, si soffocava troppo in questo periodo dell'anno, e spesso l'inconscio è così provato che ti trascina in esperienze oniriche poco piacevoli. Stavo sognando di affogare senza riuscire a risalire la superficie. Così, per autodifesa mentale, ero riuscito a risvegliarmi nella realtà. Ma è stato allora che sono iniziati i guai. Nel buio della stanza, a pochi rintocchi dalle 3 del mattino, un rumore ovattato allertò i miei sensi, costringendomi alla veglia. Toc, toc, toc. 3 battiti sul legno della porta della mia camera da letto. Vivendo da solo, ebbi subito un fremito, capendo anche che i rumori non provenivano dalla porta d'ingresso. Erano troppo distinti. Scrutando nella penombra, mi sembrò di vedere la maniglia agitarsi un po', accennando a ruotare. Non so per quale stupida autodifesa mi ero tirato su le lenzuola come un bambino. Non appena avevo sentito lo scricchiolio dei cardini, avevo compreso che qualcosa effettivamente si stava muovendo. E il cuore per poco non aveva ceduto. Poco avvezzo a tanto sforzo. La scena si svolse così piano, così lentamente, che mi parve tutto frutto dell'immaginazione. Anche perché all'improvviso quello strazio era cessato e la porta si era fermata. Possibile che mi fossi autosuggestionato? Fissai per almeno un'ora quelle poche forme che riuscivo a distinguere nella penombra. I miei occhi si erano adattati completamente alla scarsissima luce che proveniva dalla finestra. Dalla stanza finalmente avevo iniziato a riconoscere ogni angolo, dall'armadio di legno al comodino, poi il mio letto, le scarpe per terra, i vestiti sulla sedia e infine la porta, che a quel punto mi era sembrata un po' più aperta da chiusa che era. A un certo punto mi accorsi che qualcosa per terra vicino allo stipite non doveva esserci. Un lembo di lenzuolo chiaro sporgeva all'interno della stanza, come se fosse sempre stato lì. Osservai quell'orribile apparizione, certissimo di non aver mai lasciato niente del genere in mezzo alla porta. Quindi iniziai a distinguere ulteriori dettagli. La punta di quel tessuto non era semplice, terminava in vari altri piccoli pezzi di tessuto, più chiari e bucherellati, come una specie di merletto. Fu allora che arrivò l'intuizione. Quel lembo non apparteneva a un lenzuolo. Sembrava più il frammento di un qualche camice da notte. L'ipotesi mi inorridì, dato che non avevo mai posseduto niente di lontanamente simile fra le mie cose. Provai invano a razionalizzare quell'apparizione, ma non feci in tempo. Non appena mi abituai al buio, scorsi sul pavimento in direzione del mio letto coppie di piccole orme, fangose, a 6 dita.